Le eclissi solari sono incredibili da osservare, perché la Luna e il Sole sembrano sovrapporsi perfettamente nel nostro cielo, nonostante il Sole sia molto più grande, centinaia e centinaia di volte. Il trucco sta nel fatto che anche la Luna si trova a una distanza circa 400 volte più vicina al nostro pianeta, quindi appaiono della stessa dimensione agli occhi degli osservatori. Purtroppo, a un certo punto della storia del nostro pianeta, le eclissi solari non accadranno più. La Luna, infatti, si sta allontanando dalla Terra, scivolando via di circa 4 cm ogni anno. A causa di questo movimento, la Luna non bloccherà più completamente il Sole. Gli esperti della NASA hanno calcolato quando avverrà l'ultima eclissi solare. Dicono che ci vorranno ancora circa 600 milioni di anni, quindi possiamo dire con sicurezza che nessuno di noi sarà qui per vederla. Parlando di cose che non vedremo durante la nostra vita, potremmo dover aggiungere alla lista anche le stelle che esplodono. Sappiamo come appaiono le stelle quando si spengono grazie ai telescopi, ma non abbiamo mai vista una esplodere a occhio nudo sopra di noi. Betelgeuse potrebbe non sembrare un nome familiare, ma sappi che è una stella supergigante rossa situata a circa 1000 anni luce da noi. Ciò che la rende speciale è che potrebbe esplodere e offrire uno spettacolo mai visto da qui sulla Terra. Questa stella è sempre stata avvolta da un certo mistero riguardo al momento in cui esploderà. Quello che sappiamo è che Betelgeuse è nelle ultime fasi della combustione del carbonio nel nucleo. E questa fase di combustione del carbonio dura tipicamente circa 1000 anni. Probabilmente non vedremo collassare stelle nel prossimo futuro. Tuttavia, dato che questo evento sarà molto probabilmente innocuo per il nostro pianeta, rappresenta qualcosa di emozionante che le future generazioni possono attendere con impazienza. Inoltre, se sei curioso di individuare Betelgeuse nel cielo notturno, è solitamente visibile nelle serate di gennaio e febbraio e all'inizio di agosto puoi vederla prima dell'alba. Ha questa particolare tonalità arancione-rossastra opaca, perfetta per mostrare agli scettici che le stelle hanno davvero dei colori. Il nostro pianeta subirà molti cambiamenti in futuro. Se potessimo viaggiare alcuni milioni di anni avanti nel tempo, potremmo non riconoscere affatto le mappe del nostro pianeta. Attualmente la Terra ha 7 continenti. Ma non è sempre stato così e molto probabilmente cambierà anche in futuro. Circa 310 milioni di anni fa, la Terra aveva questo mega continente chiamato Pangea. Circa 180 milioni di anni fa ha iniziato a disgregarsi. Ora, gli scienziati ritengono che nei prossimi 200 milioni di anni circa potremmo assistere alla formazione di un altro grande continente. In effetti, potremmo trovarci proprio nel mezzo della formazione di un supercontinente. Esistono 4 principali scenari su come questa nuova Terra potrebbe formarsi, ognuno con la sua particolarità. Tutti riconducono al modo in cui Pangea si è frammentata e a come i nostri continenti continuano ancora a spostarsi. Il nostro giorno, il ciclo di 24 ore in cui viviamo, si sta lentamente allungando. Questo cambiamento graduale e subdolo porterà infine a giorni lunghi 25 ore. Ecco perché sta succedendo. La rotazione della Terra, quella rotazione giornaliera, sta diventando leggermente più lenta ogni anno e tutto questo è grazie alla Luna. Il nostro satellite, infatti, sta in un certo senso rubando parte dell'energia della Terra. Sappiamo che questo fenomeno sta avvenendo grazie a un dispositivo fantastico chiamato Laser Ranging Retro Reflector. Esso emette raggi laser verso la Luna e, quando questi raggi rimbalzano indietro sulla Terra, impiegano un po' più di tempo per tornare. Questo piccolo ritardo è un indizio che i nostri giorni si stanno allungando. Quindi, quanto tempo manca prima che ci venga data un'ora in più ogni giorno per completare le nostre liste di cose da fare? Bene, gli esperti della NASA hanno fatto alcuni calcoli. Negli ultimi 100 anni i nostri giorni si sono allungati di circa 1 millisecondo e 4 decimi. Se allarghiamo la prospettiva e guardiamo agli ultimi 2000 anni, utilizzando le registrazioni storiche delle eclissi solari, la durata media di un giorno si è estesa di 2 millisecondi e 5 decimi ogni secolo. Mettendo da parte i calcoli noiosi, ci vorranno circa 50.000 anni perché venga aggiunto un secondo in più al nostro giorno. Ciò significa che ci vorranno 180 milioni di anni affinché un giorno sulla Terra abbia 25 ore. Questo, ovviamente, se nel frattempo non succede nulla di nuovo con la rotazione del nostro pianeta. La Via Lattea e una delle sue vicine più prossime, Andromeda, prevedono di fondersi in un futuro lontano.
Noi non saremo qui per vedere questa interazione, ma probabilmente non sembrerà un grande cambiamento qui sulla Terra. Il fatto che le galassie si scontrino può sembrare insolito, soprattutto perché sappiamo che l'universo è in espansione. Se le galassie si stanno allontanando sempre più l'una dall'altra, come mai si incontreranno ancora? Le galassie vicine non si limitano a galleggiare nello spazio. Ognuna esercita un influsso sull'altra, grazie alla gravità. È per questo motivo che la Via Lattea e Andromeda si stanno avvicinando a una velocità di circa 300 km al secondo. Se facciamo i calcoli, significa che la loro collisione non avverrà prima di altri 4 miliardi e mezzo di anni. E c'è la possibilità che si attraversino delicatamente l'una con l'altra, senza che si avvertano cambiamenti visibili dal nostro sistema solare. Arriverà un momento nel lontano futuro in cui gli spettacolari anelli ghiacciati di Saturno non saranno più lì, almeno secondo alcune nuove ricerche. La sonda Cassini della NASA, che ha trascorso il suo tempo in orbita attorno a Saturno tra il 2004 e il 2017, ha raccolto nuove informazioni su questi anelli e su quando potrebbero sparire. Vedi, gli scienziati hanno discusso per un po' di tempo sulla reale età degli anelli di Saturno. Alcuni pensavano che dovessero essere piuttosto giovani perché sono ancora così luminosi e ghiacciati. Hanno ipotizzato che, nel corso di miliardi di anni, avrebbero dovuto essere consumati e scuriti da tutti gli oggetti spaziali che vi si schiantano contro. Infatti, è possibile che questi anelli fossero ancora in formazione quando i dinosauri vagavano sulla Terra. Quando gli oggetti spaziali stranieri si infiltrano negli anelli, spingono il materiale dal cerchio più interno verso Saturno a una velocità piuttosto elevata. Di conseguenza, Cassini ha osservato gli anelli perdere tonnellate di massa ogni secondo. Ciò significa che questi anelli non saranno visibili ancora per molto, almeno in termini cosmici. Si stima che possano durare al massimo qualche centinaio di milioni di anni. Potremmo anche perderci il prossimo evento cosmico, ma per poco. Ciò è dovuto al fatto che, secondo alcune stime, potrebbe verificarsi fra soltanto un centinaio di anni. Il campo magnetico terrestre potrebbe collassare, invertendo i suoi poli nord e sud. I ricercatori affermano che, negli ultimi 3.000 anni, il campo magnetico del nostro pianeta è in costante declino. E se questa tendenza dovesse continuare, potremmo raggiungere un punto critico in meno di 1.000 anni. Perché i poli del pianeta si scambino, il campo magnetico deve indebolirsi di circa il 90%, processo che può richiedere migliaia di anni. Durante questa fase vulnerabile, il nostro pianeta perde il suo scudo magnetico protettivo, permettendo l'ingresso di più raggi cosmici dallo spazio. L'ultima volta che è avvenuto questo ribaltamento dei poli risale a quasi 800.000 anni fa. Il problema è che ci troviamo attualmente in una delle fasi più rischiose. Il campo si sta indebolendo, ma c'è la possibilità che possa recuperare la sua forza. Tuttavia, con questo ritmo di declino, potrebbe precipitare quasi a zero in soli pochi secoli o un millennio. E stiamo già osservando gli effetti del nostro campo magnetico indebolente sui nostri satelliti. Nell'immensa distesa dell'Oceano Atlantico, tra il Sud America e l'Africa, esiste una regione dove il campo magnetico terrestre è tre volte più debole che ai poli. Gli scienziati la chiamano Anomalia del Sud Atlantico, ASA. I satelliti che attraversano questa zona affrontano costantemente problemi elettronici. Nessuno sa perché questa regione di campo debole sia comparsa inizialmente e prevederne le future mosse è stato piuttosto inconcludente. Una teoria sostiene che un enorme vortice nel nucleo esterno liquido metallico della Terra potrebbe esserne responsabile, spingendo il campo magnetico lontano dall'Atlantico del Sud. Un'altra ipotesi è che il campo magnetico in questa regione sia orientato nella direzione sbagliata, come una mini inversione dei poli.